Ciao a tutti! Ciao a tutti! Non è notte, sono le 7, ma hanno cambiato l'ora? Stranissimamente, non lo so, di solito la cambiano quando la cambiano in Italia una settimana prima o dopo. Stavolta l'hanno cambiata così. Quando è che la cambiano loro? A me mi sembra che stavolta l'hanno cambiata troppo presto. Stamattina quando mi sono svegliato, adesso sono le 7:24, ma stamattina quando mi sono svegliato sembrava alle 3 di notte. Però è molto più bello perché ieri sera quando sono venuto a casa, che erano le 5 e mezza, c'era un sole, ho bagnato i fiori, ho giocato nel garage, un sacco di cose. Ma oggi rispondiamo alle letterine che mi sono arrivate. Ciao, non ti ho visto domenica su Skype, sei indaffarato con il garage a presto. Sì, infatti non ho fatto neanche un video sabato domenica perché ero stanco, poi ero indaffaratissimo, Poi senza neanche un ciuschi nuovo, è una noia. Ciao, avresti un video dove spieghi nel dettaglio la rubrica che io voglio comprarmi l'iPhone, ma vorrei sapere nel dettaglio come gestisci i contatti. A proposito, quanto in questo tempo c'è già. La rubrica, cos'è la rubrica? La rubrica è come una rubrica. Non hai visto come funziona una rubrica? È impossibile. La rubrica, la rubrica. C'è tutti i contatti qui. Questi sono i contatti. Vai su, vai giù. Schiacci uno a caso. John Appleseed. Ti viene... è venuto all'hotel Gigliola. Un hotel molto bello. Jair, ok. Schiacciate Jair, viene il lavoro, default, gli vuoi mandare un testo, lo vuoi mandare nei favoriti, se c'ha l'indirizzo guardi la mappa. Se devi comprare un iPhone, basilarmente, cioè punti tutto l'iPhone sulla rubrica, non lo so, la rubrica secondo me è una cosa secondaria. Comunque, prossimo. Domanduccia su Dreamweaver. Scusa, io di nuovo. Scusa di nuovo io. Mi sa dimenticato di dirti che ho un MacBook Intel e lo spazio web che ho acquistato è su Linux. Che quindi lo spazio web che ho acquistato è sia su Linux. Ok, non penso. Allora, per fare i siti, i server migliori sono quelli di Linux, non quelli di Windows. Perché quelli di Linux, PHP va meglio. Infatti una volta io dicevo, ma come cavolo si fa sta cosa in PHP tanto semplice che mi va sempre? Cos'è che era già? Ah no, sì, era per cambiare i permessi su un file. In Windows non si può fare. Allora ho dovuto cambiare il server a Linux. Era molto bello. Era praticamente uno script di un blog senza usare il database, usando solo un file. Cioè, sempliciotto, finché vuoi. Però spesso che non voglio fare una cosa veloce, metto quello. Allora, domanduccia su Dreamweaver. Ciao, ti seguo da quando è nato internet, dal 1992. Cioè, ti seguo anche più da prima, da quando il governo degli Stati Uniti aveva inventato una rete informatica chiamata internet, dal 1980. Ma ho un problema con Dreamweaver. Mi sono contagiato con i siti. Ora comincio a smanettare. Ho impostato tutti i parametri per fare l'upload. Oddio, non riesco a caricare la mia pagina. Se dimmi che devo aver fatto il test, aver creato e poi il test. Non so come. Ho vissuto 5 anni in Cina. Non ho capito. Prossimo. Stavo riguardando. Ciao Mirko, non so più come lodarti, ti seguo quando è nato Gesù, già dall'anno zero. Se non fosse bisognerebbe. Comunque la mia domanda dell'altro giorno, dell'università, abbiamo parlato dei brief e dei content matrix per il rapporto della clientela nelle aziende dove lavoro. Voi li fate? No! Che cavolo sono i brief e i content matrix? Brief tanto quanto, sono tipo... le cose del giorno, ma non le facciamo. Che facciamo?
Content Matrix, non lo so. Tipo Matrix il film. Non li facciamo. Riesci a fare qualche lavoretto extra in black per tirarti su qualche ristorante o lavori solo? Lavoro solo in azienda, perché a casa a me piace non fare un cavolo. Cioè, vuoi mettere arrivare a casa dove fare un sito web per qualcuno? No! Anche se mi date $1,000,000. No! Se me ne date 2, sì. Poi mi stufo, già devo fare altre cose. Mi stufo. Io sabato non devo fare niente, o se no mi vengono i brufoli. Ultima cosa mi converrebbe fare per vivere e lavorare negli Stati Uniti? Sono un 19 e un mi fa bene. Ho già risposto. Devi vincere la lotteria. Difficile. È difficile. Vediamo di nuovo quella domanda. Allora, mia è contagiata questo. Io ho impostato qui per fare la porta del stupido prima, non riesco. Ma credi che la mia pagina se dici volo al volo? Non riesco a dirti al volo l'errore, perché bisognerebbe provare. Il test dopo aver creato il FTP dice che tutto a posto. L'upload è successful, ma non so perché quando vado sul mio sito. Ecco, evidentemente te carichi, che so, il file, com'è che l'hai chiamato? Deve essere index.html, ovviamente, o htm. Quindi magari hai caricato un file che non è scritto così, e allora quando vai sulla tua pagina ti dà sempre sito in costruzione, no? Hai capito? Capito? Io però adesso c'ho un problemone. Ho comprato una torta così grossa, ma piena di cioccolata, panna, troppa nauseabonda, non riesco a finirla. C'ho questo problema. Ieri sono andato al supermarket per comprare il pane, il latte e le cipolle. Ho preso torte, sì, ho preso un casino di cose. E questa torta, cioè, ne ho prese due, ma una è secca e l'altra è nauseabonda. E allora mi chiedevo, come posso fare? Dopo, povero, io se l'ho mangiato un pezzo, ma... praticamente è una colata di cioccolato fuso con panna montata, poi pezzi di cioccolata, poi nocciole, poi spumiglie, poi Nutella, una colata di Nutella, poi burro di arachidi, poi zucchero a velo, poi caramello, una colata di caramello sopra e basta. Ah, vi voglio tutto, ciao a tutti.